Bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi tutti i miei acquisti fatti da Aromazon. Vi ho fatto vedere una foto sul mio Instagram e avete voluto tutti appunto il video sui miei acquisti, che devo dire ne sono tanti, perché sto rifornendo tutte le materie prime, perché alcune le ho dovute buttare perché erano scadute e quindi ho dovuto comprare un po' di cose. Ho preso un po' di cose da Aromazon, altre su altri siti che devono ancora arrivare, quindi iniziamo con questo. Allora, ho preso un po' di cose, tipo contenitori. Questi sono i contenitori, quelli da 100 ml, rossi, e ne ho presi solamente 4 perché mi servivano per fare delle cose. Non ho voluto esagerare con i contenitori perché tanto non faccio cosmetici sempre, quindi ne ho presi pochi. Sempre di contenitori ho preso questi qui invece, che sono da 200 ml trasparenti, sempre in plastica. Anche di questi ne ho presi 4 e con questi qui ho preso anche queste, che sono praticamente le... come si chiamano? Non lo so, comunque avete capito, no? Che vanno sopra a queste protezioni qua. E poi, come materie prime, iniziamo subito. Io non acquistavo da Aromazon da circa 2 anni circa, sì, 2 anni, quindi ho scoperto tantissime novità sul sito, che per me sono novità, magari qualcuna di voi che acquista sempre sarà più aggiornata. Come per esempio la polvere d'aloe leofilizzata. Quando io acquistavo da Aromazon questa non c'era, infatti la dovevo sempre acquistare altrove, e adesso l'hanno inserita anche loro e costa di meno rispetto agli altri siti. Perché? Vediamo se riesco a trovarla. Sta praticamente dove pianta di aloe, sono 5 grammi e costa 3,50 euro, costa di meno rispetto agli altri. Io per esempio la pagavo circa 6 euro, e se non erro erano meno grammi, ditemi voi, non mi ricordo bene. Comunque 3,50 euro mi sembra buono come prezzo. Insieme a questo, come novità, ho acquistato anche il tè matcha, di cui vi ho fatto il video sulla maschera viso. Vi lascio qui il link per vedere il video. Questa maschera col tè matcha è favolosa, ve la straconsiglio, e se dovete fare acquisti su Amazon prendetelo questo perché ha tantissime proprietà. Vi spiego comunque tutto nel video. E questo l'ho pagato, vi dico anche i prezzi. Allora, l'ho pagato, allora sono 30 grammi, 5,90 euro. Poi ho preso la vitamina C, assolutamente volevo fare con questa vitamina C il facsimile dello Hyalus Plus, non mi ricordo se si chiamasse così, o Hyalus C, non mi ricordo, comunque quello di Fitocose, il siero viso Fitocose con la vitamina C. Poi ho comprato, oh vabbè, l'olio di cocco, che in realtà non compro mai da Aromazon gli oli perché costano un po' di più, però siccome mi serviva, non volevo fare acquisti insomma altre parti, al momento l'ho preso qui. Andiamo avanti e ho preso un po' di attivi che mi servivano, come per esempio, vabbè, l'acido lattico 2,50 euro, Petit Oux, non so come si pronunci, e poi non mi ricordo che cos'è in italiano, ve lo scrivo qua. Poi ho preso estratto di vite rossa e questo qui, che è anche una novità perché praticamente è il cosiddetto trietilcitrate, che praticamente serve nei deodoranti appunto, e questo Aromazon prima non ce l'aveva. Praticamente viene utilizzato all'interno di deodoranti in spray per eliminare i cattivi odori, quindi prevenire i cattivi odori. E poi ho comprato un po' di cosette qui. Allora, ho preso la fragranza Beauty Addict, che mi piace tantissimo per le creme viso, è molto delicata, mi piace veramente tanto. E insieme a questa ho preso anche questa nuova fragranza, che è Baby Doll, che è anche molto buona. Molto buona, secondo me, adatta nei cosmetici per il corpo.
Le fragranze stanno all'incirca 3,54 euro. Comunque vi scrivo i prezzi, ecco, senza che sto qui a cercarlo sulla lista. Ho preso il Bisabololo, l'estratto di... no, non un estratto, cos'è? Una fragranza aromatica di fragola, fragola di bosco, viene utilizzata magari se dovete fare qualche rossetto o burro cacao, quindi qualcosa che può essere appunto utilizzato anche sulle labbra. Algo Bost Jeunesse, detto così sembra barese, vabbè, comunque un estratto anti-age, anche questo lo utilizzavo sempre. Ho preso anche l'estratto di propolis, sempre da utilizzare all'interno dello hyalus che voglio ricreare. E infine il Melano Regular, che è praticamente un estratto che viene utilizzato per le macchie dovute alla melanina, quindi per schiarire le macchie. Poi ho preso altri contenitori, questi sono in vetro, e ho preso questo qui, che è comodissimo, mi piace tantissimo questo contenitore di Aromazon. E poi ho preso questi invece per i vari sieri viso. Questo qui che ha anche il contagocce sopra, questo è da 30 ml con il contagocce incluso. Ho preso questi come contenitori e poi ci sono praticamente i tensioattivi. C'è un idrolato cist, cos'è cist? Non mi ricordo più. Io poi leggo le cose, non mi ricordo. Idrolato per pelle matura attiva e per pelle irritata, praticamente sì. È un idrolato, penso che viene utilizzato per la pelle matura, c'è scritto per la pelle irritata o con le macchie rosse, ecco, per le macchiette, per tutti i tipi di pelle. Questo idrolato qui che si chiama ciste, c'è scritto ciste. E poi ho preso tutti i tensioattivi, base, cos'è questa? La betaina, ho preso la betaina, poi ho preso decilglucoside, il sarcosinato, oh mio Dio, sto prendendo tutto, il sarcosinato e infine questo qui che è... Ma questo già ce l'avevo, perché l'ho preso? La base docer, che è quel mix di tensioattivi che può essere utilizzato insomma anche da solo per creare degli shampoo, bagno schiuma. Questo è un mix, io lo trovo molto molto comodo questo. C'è il sodium cocamfoacetate, glicerina, lauril glucoside, sodium cocoe glutamate, sodium lauril glucose, carboxilate. Questi sono gli ingredienti all'interno. E con questo finisco qui, perché non c'è più niente, vero? Ho finito, sì. Ho preso queste cosette giusto per iniziare a prendere qualcosa e per iniziare a fare qualche ricettina. Arriveranno sicuramente gli altri ingredienti che ho comprato da Gisele Musk, dove io praticamente rifornisco soprattutto gli oli e i burri in grande quantità, e poi sicuramente qualcos'altro da altri siti che adesso non ricordo. Li sto prendendo poco a poco perché veramente ho dovuto rifare tutto da capo, quindi un buon investimento che voglio fare a poco anche voi. Se vi state avvicinando, diciamo, a questo mondo da poco, comprate le cose per gradi, perché altrimenti veramente vi finite tutti i soldi. Allora, questo è tutto, spero comunque di avervi dato qualche notizia interessante su qualche ingrediente interessante. C'erano tantissimi estratti nuovi, veramente tanti, però io ho preso quelli che mi servivano in particolar modo, quelli che utilizzo di più, ecco. Date uno sguardo al sito se vi interessa qualcosa. Io vi mando un grosso bacio. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi anche ai miei social, vi lascio sempre qui tutti i link. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!